Sono arrivato in Iraq, mi trovo qui a Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno. Questa sera sono riuscito a entrare nel territorio dell'Iraq, passando per la dogana di Peshawar tra l'Iran e l'Iraq. I controlli sono stati molto intensi, hanno fatto i raggi X alla macchina. Tutti i bagagli sono stati controllati uno ad uno. Il rischio terrorismo e attacchi ISIS qui è elevato. Praticamente 7-8 ore di controlli hanno guardato 2, 3, 4, 5, 6, 10 volte il passaporto, hanno verificato dove sono stato precedentemente. E mi hanno chiesto come mai sono stato molto tempo in Iran. Sì, i controlli ci sono stati. Qui, ripeto, c'è il pericolo ISIS e quindi è anche normale che ci siano tutti questi controlli. Fortunatamente ho trovato un alloggio di fortuna, un alloggio abbastanza economico perché qui dormire su una situazione sicura e su un albergo pulito costa molto. Ho trovato questa stanza a 10 dollari a notte, non è il massimo del comfort, devo usare il mio sacco a pelo per dormire perché qui l'igiene non è il massimo. Il bagno è qui, non lo faccio nemmeno vedere, è distrutto, qui ci sono fili ovunque, dal tetto piove giù, dal piano di sopra c'è una perdita e l'acqua scende qua giù. Ok, l'Iran mi ha coccolato fin troppo, i costi non erano eccessivi, qui è un altro mondo. Però per un paio di giorni, una settimana, massimo 2 settimane, non so quanto tempo rimango qui in Iraq, sarà così. Nei prossimi giorni vedremo cosa mi aspetta, perché spostarsi qui in questo paese non è facile, ci sono diversi posti di controllo, all'inizio e alla fine delle città ci sono i checkpoint. E qui nel Kurdistan iracheno è visa free, ossia senza visa, non serve un visto. Vediamo se domani mi danno l'autorizzazione per andare a Mosul. Se non mi daranno il permesso per andare a Mosul, mi sposterò a sud, a Kirkuk, in direzione Baghdad e proverò ad andare a vedere qualcosa lì. E se no, in alternativa, mi risposto di nuovo a nord, verso Zako. Zako è l'ultimo avamposto dell'Iraq verso la Turchia. Una volta che sarò lì a Zako, passerò in Turchia ed il viaggio in Medio Oriente si può dire che è finito. Dalla Turchia, poi viaggerò verso la Grecia e l'Italia. Ma nel frattempo, domani andiamo a vedere questa cittadella, Erbil, uno dei posti più antichi al mondo. Questa città ha circa 6.000 anni, 6.000 anni di storia. Qui sono passati i più grandi conquistatori, i più grandi guerrieri di sempre. E che dire, speriamo il meglio, la prudenza non deve mancare. E sempre occhi aperti perché l'ISIS è qui dietro le porte. Allora sono sceso dal mio alloggio, sono riuscito a trovare un bancomat internazionale per poter prelevare del contante con la mia carta di credito. Adesso cerco di trovare qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, sono stanco, tutto il giorno in movimento e adesso vedo cosa trovo qui. Grazie.
sei. Sai, il tè iracheno. Praticamente sono riuscito a trovare un paio di spiedini a 1500 dinari cada uno. Un euro è 1300 dinari e vabbè, l'economia iraniana è finita, cioè i prezzi di un'economia così bassa non la troverò più in tutto il mio viaggio, e l'Iraq è già un po' più costoso, però dai, non si sta male, le persone sono gentili, sono educate e non mi trovo per niente male. Come prima serata va bene così. Adesso vado dentro il bazar qui a prendere qualcosa, qualche dolcetto per la notte.